Chiunque può passare di qua può tranquillamente approfittare de, di quelli che sono i frutti di queste piantine, che sono poche, ma... Un contorno ci si fa volentieri, insomma. Chi passa può servirsi gratuitamente, l'importante è che le verdure non vadano sprecate. È a Santa Firmina, frazione alle porte della città, il primo orto condiviso di Arezzo. Ecco, le regole sono semplici: eh, è importante non sprecare, quindi non venire tanto per non prendere tanto per avere, eh, ma usarlo appunto perché serve e, e poi stare attenti alla pianta, quindi a non romperla. L'idea è nata dalla passione per l'orto di Emanuela Serboli e la sua famiglia nata durante la pandemia. È fondamentale, specialmente in questo periodo storico, riscoprire il territorio, valorizzare i piccoli produttori locali e questo noi ce lo siamo dati come obiettivo. È bellissimo eh, piantare un seme, vedere la pianta che cresce e poi il frutto, mangiarlo e sapere che è genuino che è assolutamente a chilometro zero, anzi a metro zero. Il piccolo fazzoletto di terra di fronte alla sua abitazione non è la sola iniziativa di questa giovane coppia, che con amore, dedizione e condivisione porta avanti altri progetti. Eh, abbiamo creato il progetto Arezzo Chilometro Zero, con il quale attraverso dei trekking semplici, adatta a tutti, facciamo scoprire il territorio, tutte le vallate aretine e sempre accompagnate da una degustazione da piccoli produttori locali e quindi piccole realtà che anche quelle aiutiamo a scoprire perché sono veramente il, il gioiello del nostro territorio. Quindi, ecco, tutto questo, ci dicevi, non è il vostro mestiere principale. No, noi facciamo un lavoro eh, normale, quindi da ufficio tutti i giorni. 5 eh, giorni a settimana per le nostre 40 ore settimanali classiche quindi sì assolutamente poi tutto quello che è extra ce lo reinventiamo nel tempo libero che ci ritagliamo perché eh, è importante secondo noi avere passioni sì, progetti sì, da coltivare colore.